Buonasera a tutti, grazie per l'interesse che avete mostrato per questo argomento che si inserisce all'interno appunto degli incontri pre-festival organizzati dall'Istituto di Bioetica e dall'Equistituto. Quest'anno, come tutti ben sapete, l'argomento centrale è quello della bellezza. E ciò di cui oggi vorrei parlare è di quando la bellezza mal si può coniugare con il rispetto della natura e del benessere di individui, quali sono appunto gli animali, che sono appunto portatori di. Abbiamo, ah, c'è Luisella. Che sono portatori appunto di un interesse. Quello alla vita, in primis, e quello a vivere una vita che sia appunto degna di essere vissuta, una vita che sia caratterizzata dal benessere e da una qualità che la renda appunto adeguata a quelli che sono i criteri, ecco, fondamentali per un vivere eticamente, ecco, accettabile. Noi quando parliamo di animali, ultimamente ci siamo, per fortuna, interfacciati con delle riflessioni che ci conducono a a una considerazione importante, ovvero che è indispensabile riconsiderare tutta una serie di abitudini, convinzioni, nostri interessi che come specie umana tendiamo appunto a portare avanti, a tutelare e a promuovere, però non considerando che esistono delle altre vite che sono intorno a noi, vite di esseri che possono essere dotati di senzienza o anche che possono non essere dotati di senzienza. Quindi, in un discorso molto generale che riguarda la natura, possiamo andare a comprendere, oltre appunto alla specie umana, le specie animali, le specie anche vegetali e diciamo tutti gli elementi che fanno parte dell'ambiente che noi viviamo quotidianamente, intendendo con ambiente, ecco, non solo l'ambiente naturale, ma anche le risorse che utilizziamo in un ambiente che invece è antropizzato. Io avevo preparato una diapositiva, cioè delle diapositive, e le condivido. Ditemi se si vedono. Dovrebbero vedersi. Sì, perfetto. Perfetto, bene così. Allora, il titolo di questa relazione, infatti, è Non è bello se non è sano, maltrattamento genetico degli animali d'affezione. Cioè, quali sono quelle condizioni che portano la bellezza, poi una bellezza che molte volte lascia anche il tempo che trova, nel senso che è dettata da una moda del momento. E come appunto questa bellezza può in qualche modo andare a interferire sul benessere degli esseri che siamo noi a coinvolgere, diciamo così, nella nostra vita quotidiana o anche, diciamo, meno quotidiana. In particolare ci soffermeremo sugli animali che incontriamo più di frequente nelle nostre giornate. E che sono appunto gli animali d'affezione. Perché ho voluto fare questa precisazione? Perché in realtà la questione del maltrattamento genetico non riguarda soltanto gli animali d'affezione. Cioè, il maltrattamento genetico è qualcosa che può riguardare anche gli animali da reddito, gli animali che vengono utilizzati dall'essere umano per i propri fini. Ecco perché in questa immagine ho voluto inserire, così in maniera ecco, un po'
diciamo descrittiva, quelli che sono, per esempio, quelli che sono stati nel corso degli anni, le mutazioni che hanno visto, diciamo, la trasformazione di alcune specie canine. Vediamo per esempio appunto il Rottweiler, il Bassotto, il Pastore tedesco, il Bull Terrier, ma anche ho voluto inserire l'immagine di un broiler, quindi di un quello che chiamiamo appunto pollo, che in realtà è un animale che a parità di età, dal 1957 al 2005, ha variato in maniera incredibile il proprio peso. Perché? Perché si va alla ricerca sempre di una migliore prestazione da parte dell'animale. E questo avviene sia per gli animali che sono da allevamento e avviene anche per gli animali d'affezione. Purtroppo tutt'oggi imperversa ancora l'abitudine di regalare, di acquistare per se stessi degli animali che sono raramente recuperati da situazioni di disagio. Quali possono essere, per esempio, i canili, i gattili, perché in realtà qui c'è, diciamo, tra queste immagini ho inserito i cani, però questa è una problematica che tocca anche i gatti. Se pensiamo a quelle razze che hanno il cosiddetto muso schiacciato, quindi ad esempio i persiani, anche loro sono degli animali per i quali è stata fatta una selezione che ha portato appunto queste specie, queste razze ad avere uno schiacciamento del muso. In queste immagini non ci sono, però penso che ce le abbiamo tutti un po' in mente. E proprio gli animali di razza, i cani e i gatti di razza di queste specie sono tra quelli più venduti, acquistati, regalati, molte volte perché sono di piccole dimensioni, perché hanno un aspetto carino, e ora andremo a vedere nello specifico questa attrazione da cosa è data, e perché sono animali che in determinati periodi in particolare vanno di moda. Questo, per esempio, è il periodo dei Carlini, degli Shih Tzu, dei Cavalier King, cioè di tutte quelle razze che sono piccole, graziose e che hanno come loro caratteristica, per esempio, comune quella di avere questo viso, questo muso, appunto, che assomiglia più che altro ad un viso. La ricerca quindi di animali che appartengano a determinate razze, molte volte con tanto di pedigree, tanto di riconoscimento, la scelta di questi animali viene fatta spesso nell'assoluta inconsapevolezza di quelle che sono le forme di maltrattamento che questo genere di animali subiscono o che hanno subito. I loro genitori, i cosiddetti fattori, no? Gli animali appunto che li hanno procreati, i loro genitori. Quindi, se ci soffermiamo però a riflettere, vediamo che poca importanza è stato dato a questo elemento, poche riflessioni nel tempo si sono avute su questo elemento. Ma molto più facilmente ci siamo fatti appunto affascinare dall'aspetto di questi animali e abbiamo assistito appunto al proliferare delle razze modificate geneticamente, molte volte anche assistendo a un boom di richieste di una o dell'altra razza, magari perché c'è stata contemporaneamente l'uscita di un film di successo. Oppure perché in quel periodo il VIP di turno, quindi i divi del cinema oppure gli influencer del web, si presentano frequentemente con quella specie, quella razza di cane, più spesso che di gatto.
Queste mode sono passeggere, sono nutrite da un giro infinito di denaro, ed è sicuramente a spese degli animali, perché per quanto sono desiderati, carini, perfetti, comunque hanno delle caratteristiche che vanno fortemente a influire sul loro benessere. In realtà non ci dovrebbe meravigliare molto questo, perché già il fatto di categorizzare gli animali sulla base di quella che è la loro funzione già ci fa capire bene come gli aspetti legati al loro benessere, gli aspetti legati diciamo, al mantenimento delle loro caratteristiche naturali, passa in secondo piano rispetto ad altri elementi, quale può essere appunto la funzione che loro devono svolgere. Quindi, sugli animali da reddito cerchiamo di influire, di incentivare alcune caratteristiche, sia nell'aspetto che nel comportamento, e la stessa cosa avviene per gli animali d'affezione. Nel momento in cui noi diciamo animali d'affezione, animali da compagnia, animali da reddito, noi già stiamo, animali da sperimentazione, noi già stiamo categorizzando degli esseri viventi in funzione di quella che è la finalità per la quale noi li alleviamo. Quindi anche quando noi diciamo animale da compagnia, anche se gli animali da compagnia d'affezione sono quelli che noi diciamo abbiamo più vicini e ai quali magari per i quali mostriamo una maggiore sensibilità e ai quali riconosciamo molte volte più diritti rispetto agli altri, nonostante ciò, anche categorizzarli come animali da compagnia già ci fa capire che quell'animale ha quella funzione. E quindi queste categorie però dimenticano che un essere vivente viene al mondo per finalità legate appunto al pieno godimento di quella che è la propria vita, come avviene per tutti gli individui, e non si viene al mondo per soddisfare le esigenze altrui. Questa cosa dovrebbe valere per tutti, sia che si tratti appunto di degli umani, ma anche che si tratti degli animali. E questo appunto apre tutto un discorso, diciamo, tutta una riflessione sul rapporto uomo-animale che, diciamo, è molto più ampio e tiene appunto, comprende ambiti, settori, quali possono essere appunto, oltre a quelli degli animali da compagnia, quelli di animali da reddito, da sperimentazione e così via. L'attività di modificazione del patrimonio genetico nella selezione delle razze che hanno particolari caratteristiche morfologiche e funzionali, quindi non deve tenere esclusivamente conto della loro utilità. Ed è per questo che quando noi parliamo di maltrattamento in generale, non possiamo non inserire all'interno diciamo, di questa grande categoria del maltrattamento, anche il maltrattamento genetico. Quindi, se in un primo momento risulta più facile riconoscere questo tipo di maltrattamento nella filiera della produzione per l'alimentazione, per l'industria tessile, quindi l'allevamento finalizzato appunto alla produzione di prodotti alimentari anche non alimentari, l'esempio appunto è quello delle bovine da carne, per le quali la ricerca avanza affinché la rispondenza, diciamo, affinché l'animale riesca a crescere velocemente, guardando a un dato oggettivo che è della redditività, cioè quanto velocemente l'animale cresce, unito a una maturazione commerciale veloce, oltre che alla qualità della conformazione di quella che poi andremo, un corpo che andremo a chiamare poi carcassa, e che deve garantire una buona resa. Quindi
un individuo che si trasforma appunto in un mezzo, diciamo così, di produzione e il cui corpo poi alla fine diventa appunto un prodotto. Alle modifiche, ecco, al maltrattamento genetico nell'ambito appunto dell'allevamento ai fini della produzione alimentare, si aggiunge anche quello legato alla sperimentazione con l'utilizzo di animali. Anche in questo caso c'è l'intervento umano, affinché l'animale possa in qualche modo rispondere a quelle che sono le caratteristiche che deve avere affinché la ricerca che si sta conducendo vada a buon fine. Quindi la genetica, se potrebbe essere considerata come qualcosa che opera al fine di ridurre l'insorgenza delle patologie, aumentare la produttività, cioè, diciamo, se in un primo momento si potrebbe pensare alla genetica come qualcosa che serve a migliorare la qualità della vita, le condizioni di benessere degli animali, evitando l'insorgenza di patologie, cosa diventa poi? Diventa qualcosa che invece serve ad aumentare la produttività, a favorire l'adattamento a condizioni di vita che sono innaturali. Perché quando io vado ad intervenire geneticamente su un animale affinché sia più adatto anche a vivere in un contesto non naturale, in quel momento io non sto portando una. Dico che sto portando una modifica sull'animale per migliorare la sua qualità della vita. Sì, ma in un contesto nel quale quell'animale non dovrebbe essere. Quindi non in un contesto, diciamo, di naturalità. Oltre, diciamo, a questi casi, viene utilizzata appunto diciamo la genetica anche per andare incontro a quelli che sono i canoni estetici richiesti dagli acquirenti, dal mercato, che sono attratti dall'aspetto buffo di un animale simpatico, dal valore dell'animale come status symbol, oppure in altre occasioni, in altri casi, dall'animale come, diciamo, possibile mezzo attraverso il quale tutelarsi, dare diciamo un'impressione di aggressività nei confronti dell'ambiente esterno. Mi viene in mente, per esempio, il Doberman, no? Che è una razza che è stata a lungo studiata e pensata come Rottweiler, proprio affinché suscitassero in chi incontrava un certo timore, una certa paura. Ma quindi, alla fine dei conti, se noi portiamo avanti questo ragionamento fino all'estremo, potremmo anche pensare che a questo punto sarebbe possibile anche modificare gli animali diciamo, per qualsiasi finalità umana. Finalità che magari possono anche non essere così, diciamo che non hanno un impatto, tra virgolette, così negativo sulla loro qualità della vita, ma modificandoli in maniera tale che siano comunque funzionali a quelle che sono le nostre utilità. Mi viene in mente, per esempio, l'ambito degli interventi assistiti con gli animali. Negli interventi assistiti con gli animali potrebbero essere addirittura selezionati geneticamente affinché le loro caratteristiche incontrino diciamo, incontrino l'utilità legata alla loro funzione. Quindi immagino, per esempio, un cane che ha un pelo particolarmente morbido, di colore magari chiaro, non scuro, perché magari il colore scuro può incutere, diciamo, un senso un po' più appunto di timore. Animali che siano di dimensioni molto contenute, potrei immaginare
a dei gatti che nascono senza unghie, in maniera tale che possano non ferire coloro i quali vengono a contatto con loro. Posso immaginare che agli animali venga fatto in modo che gli animali non abbiano abbiano una voce, emettano dei vocalizzi nei toni acuti, perché magari sono meno spaventosi rispetto ai toni più bassi. Quindi, perché no? Si potrebbe anche pensare di creare una razza apposita che possa essere impiegata, per esempio, negli interventi assistiti con gli animali. Ma anche in questo caso, la questione principale non è che una cosa, cioè non è soffermarsi sulla riflessione se una cosa si può fare oppure non si può fare, ma se è accettabile o non accettabile farla. Di fare si può fare molto. La riflessione invece è sul fatto se sia giusto, eticamente accettabile oppure no, questo tipo di intromissione, ecco. Questo tipo di ingerenza. Se ci soffermiamo sulle caratteristiche che gli animali che hanno riscosso particolare successo, le razze che hanno riscosso particolare successo ultimamente, e ci soffermiamo sulle caratteristiche che questi animali, queste razze hanno, riconosciamo essenzialmente due grandi macrocategorie. Una è legata appunto alle caratteristiche neoteniche, cioè quelle caratteristiche che fanno assomigliare il cucciolo in particolare di quella razza, ma anche l'individuo più da adulto, perché diciamo da cuccioli tutti quanti hanno più o meno le stesse caratteristiche, ispirano la stessa tenerezza. La questione è cercare di mantenere queste caratteristiche nel tempo. Quindi, caratteristiche neoteniche che fanno assomigliare, che suscitano la tenerezza, il senso di protezione da parte di chi si occupa dell'animale. Un peso ridotto. Se vediamo appunto le razze come i carlini, i chihuahua, i pincher, sono tutti animali che pesano pochi chili. Ciò consente, quindi, da un lato di vederli sempre come dei cuccioli, come dei piccoli, dall'altro lato sono comodi. Perché? Perché li mettiamo nella borsetta, perché li trasportiamo da una parte all'altra senza grosse difficoltà, perché un cane piccolo è più facile che venga accettato anche, non so, presso le strutture ricettive, quindi presso gli alberghi. Se io vado con un mare in mano in un albergo, probabilmente mi potrebbero fare qualche problema. Se io ci vado con un pincher, può darsi che quel problema, chi deve appunto fornirmi l'alloggio non se lo faccia. Il muso schiacciato, secondo elemento. Perché il muso schiacciato? Perché il muso schiacciato, associato agli occhi grandi, rotondi, ci riporta un po' all'immagine appunto di un viso umano, quella di un bambino. I bambini hanno gli occhi molto grandi, in proporzione molto più grandi rispetto al resto del volto. E questa è una cosa che ci suscita tenerezza. E siccome più qualcosa ci è vicino e più lo consideriamo valevole di importanza, tutela, riconoscimento, ovviamente nel momento in cui noi incontriamo questi animali che anche da adulti conservano queste caratteristiche, tendiamo a volercene prendere cura in maniera più forte. Dall'altro lato, quindi dal lato opposto, invece, c'è lo status symbol legato appunto a razze invece che hanno una appeal, diciamo, che hanno danno un'impressione, ecco, un senso di aggressività. Anche in quel caso andiamo
a guardare quelle che sono le dimensioni, quindi animali di grossa taglia. Mi viene in mente appunto, per esempio, il Rottweiler o il Dogo argentino, i mastini, le orecchie aguzze, tant'è che, diciamo, purtroppo c'è stata anche la moda del taglio delle orecchie affinché fossero appunto aguzze e appuntite, lo sviluppo importante della muscolatura. Pensiamo appunto anche a tutti quei cani da guardia, i cosiddetti cani da guardia, no? Che sono nei giardini. Se io nel giardino ci metto un pincher, probabilmente o un volpino si abbaglierà, ma sarà, diciamo, farà meno paura rispetto appunto a un, non so, un mastino, un dogo o a un Rottweiler. E l'aspetto fiero dell'animale. Quindi, generalmente le caratteristiche che ci sono state queste. Per quanto riguarda i gatti, essenzialmente, visto che non necessitano, ecco, di proteggere alcun territorio, tendenzialmente, ecco, le caratteristiche che vengono ricercate sono appunto quelle diciamo che le associano di più a un aspetto legato alla tenerezza. Quali sono però i problemi che si pongono quando c'è una scorretta selezione degli animali? Quindi non parliamo di quelle selezioni, come abbiamo detto prima, che tendono a ridurre la possibilità dell'insorgenza delle patologie. Parliamo di quelle selezioni invece che tendono ad enfatizzare queste caratteristiche. Intanto l'inbreeding. Perché? Per soddisfare le richieste da parte del mercato è sempre più frequente che l'accoppiamento avvenga tra individui che hanno un certo livello, un certo grado di consanguinità, cosa che avviene molto spesso appunto anche appunto, negli allevamenti. E l'accoppiamento tra individui consanguini può appunto portare a delle patologie che appunto si sommano in qualche modo, creando una maggiore possibilità appunto dell'insorgenza di malattie anche gravi. Il secondo punto è l'overbreeding, cioè se esiste un'elevata disponibilità di cuccioli, di animali, di individui di razza, ovviamente ci sarà sempre meno disponibilità ad accogliere nella propria famiglia animali che di razza non sono. Quindi ci troviamo le campagne attualmente delle associazioni animaliste, soprattutto sotto Natale, determinati, diciamo, periodi dell'anno, in cui viene puntato molto l'accento su questo aspetto. Perché i cuccioli che provengono molte volte anche dai paesi dell'est e quindi provengono anche a prezzi diciamo, più bassi, concorrenziali rispetto a quelli che troviamo appunto nei negozi che non acqui o negli allevamenti locali o che non acquistano appunto dall'est, fanno sì che laddove posso scegliere, sceglierò un animale che sia alla moda, un animale che sia riconosciuto come bello diciamo, dalla società, dalle persone che incontro per strada, che si voltano a guardarlo. La possibilità di dire ho un cane che è di questa razza. È così che molte volte gli animali invece che sono nei canili tendono a essere lasciati lì e a invecchiare anche entrandoci da cuccioli e a passare tutta la loro vita nei canili, perché a Natale, quando dobbiamo regalare il cucciolo al nostro figlio, preferiamo o alla nostra fidanzata o al nostro fidanzato, preferiamo andare a prendere un animale che sia di razza e non un animale preso dal canile.
Qui molte volte poi ci sono anche tante convinzioni errate legate al fatto che poi non si riesce a capire bene le dimensioni dell'animale, una volta che crescerà, invece con la razza io so la dimensione dell'animale, più o meno quale sarà nel tempo, le caratteristiche caratteriali dell'animale e così via. Però ecco, se dobbiamo andare a fare un elenco dei pro e dei contro, e dobbiamo considerare gli interessi di tutti gli stakeholder, di tutti gli individui in gioco, non pesandoli in base alla specie di appartenenza, ma pesandoli in base a quelli che sono i loro interessi fondamentali, ci renderemo conto che l'interesse ad avere una vita piena, gioiosa, sana, e degna appunto di essere vissuto, probabilmente è un elemento che dovrebbe pesare molto di più rispetto agli altri. Oltre a questo elemento, si aggiunge un problema, legato alla salute dell'animale, perché alcuni apparati, tendono a non funzionare correttamente. Le conseguenze che ci possono essere per gli animali che diciamo vengono che nascono all'interno di questi contesti possono essere molto gravi e andremo a vedere per esempio come si possono avere problemi all'apparato respiratorio, scheletrico e così via. Il medico veterinario, quindi in questo contesto, che figura è? Cioè il medico veterinario che conosce quelle che sono le patologie che possono anche derivare da una scorretta selezione degli animali e che si trova a fornire la propria prestazione, ad esempio anche in un ambulatorio, quali difficoltà incontra? Beh, il veterinario si trova a curare così dei difetti che sono ricorrenti, perché sono congeniti, quindi ricorrenti nelle stesse razze, e che sono problemi, che sono squilibri endocrini, riproduttivi, abbiamo detto prima respiratori, semplicemente perché non viene considerata alla base la componente biologica, ma soltanto quella estetica. Quindi è bello e va bene così, è sano, poco importa, è secondario. E di conseguenza, ecco, anche diciamo il medico veterinario si trova in una situazione un po' delicata perché conosce quelle che sono le patologie, sa quelle che sono le problematiche che derivano da una scorretta selezione. Però molte volte si trova più che consigliare, più che diciamo, promuovere, sensibilizzare, poi alla fine diciamo, si trova a non poter fare più di tanto. Sarebbe però una bella cosa, anche se proprio anche il medico veterinario, nel pieno delle sue facoltà, si facesse portavoce anche di queste istanze, no? E fosse onestamente complice del proprietario, del futuro proprietario, non nel realizzare semplicemente il desiderio del proprietario, ma insieme nel garantire una vita degna all'individuo che questa famiglia sta accogliendo. Inoltre, un'altra riflessione collegata a questa, perché noi abbiamo parlato di benessere del singolo individuo, cioè del singolo animale che ha appunto delle difficoltà, sviluppa delle patologie e così via. Ma le conseguenze del maltrattamento genetico sono particolarmente gravi perché non si limitano al singolo individuo. Cioè, oltre ad esserci
la condizione di malessere, di sofferenza del singolo individuo e il danno eventualmente per il proprietario, perché ovviamente nel momento in cui tu hai un animale che sviluppa determinate patologie e poi ti troverai comunque ad affrontare anche le spese che quelle patologie poi richiederanno affinché vengano risolte. Queste conseguenze si trasmettono anche da una generazione all'altra. Quindi non è soltanto il singolo individuo, ma è un problema poi che tende a svilupparsi e a continuare a trasferirsi anche sulle prossime generazioni. Quindi è come se parlassimo di una forma di diffusione delle malattie. Non una diffusione delle malattie intesa come malattie infettive, ma è una diffusione delle malattie di carattere genetico, di cui l'uomo si rende responsabile. Quindi, diciamo, è importante sottolineare questo aspetto, cioè che le considerazioni etiche legate appunto al benessere degli animali, anche d'affezione, nascono proprio perché siamo noi i principali responsabili del malessere ingenerato in questi individui. E quindi è responsabilità nostra porre un freno a questo genere di maltrattamento. Vediamo, per esempio, quali sono alcune delle patologie più frequenti, delle condizioni di malessere che incontrano appunto gli animali più frequenti. Le ho elencate perché, e le ho scritte, perché ricordarle tutte diventa anche difficile, perché sono veramente tante. Quindi diminuzione generale della forza, della forma fisica e della resistenza dell'animale, quindi maggiore facilità a incorrere anche in altro genere di patologie che possono non essere congenite, forme di nanismo, gigantismo, depressione da consanguinità, che quindi porta per esempio a una riduzione delle dimensioni della cucciolata, numero maggiore di cuccioli morti nelle cucciolate, accorciamento della vita, disturbi mentali, perché ricordiamoci anche che gli animali non sono appunto soltanto un semplice, diciamo, sono delle macchine. E quindi le conseguenze di un maltrattamento, che può essere fisico o anche, diciamo, psicologico per l'animale, ci possono essere quindi non soltanto nel fisico, ma anche nella psiche dell'animale. I brachicefali, che sono appunto gli animali che hanno una lunghezza, diciamo, uno schiacciamento del muso, incorrono i brachicefali nella sindrome ostruttiva delle alte vie respiratorie, non respirano bene, hanno il naso troppo piccolo e non riescono appunto a respirare bene. Patologie cardiovascolari congenite, il bulldog francese, ipoplasia della trachea. Si accompagnano patologie ortopediche, quindi sia nei cani di grossa taglia, ma anche in quelle di piccola taglia. Se pensiamo, per esempio, ecco, anche qui c'è l'esempio del bassotto. Il bassotto è un animale che gestisce tutta la sua lunghezza su delle zampe che sono molto corte. E quindi la colonna vertebrale del bassotto è diciamo, continuamente sollecitata. Malformazioni vertebrali nel bulldog francese, nel carlino, patologie neurochirurgiche, l'idrocefalia, nel chihuahua, nello spritz e così via. L'epilessia, diciamo, l'elenco è ancora lungo. E, diciamo, non è particolarmente incoraggiante. Si aggiunga a questo aspetto legato appunto alle patologie che sovvengono appunto nel momento in cui l'animale
è più debole, più fragile, si aggiunge l'evidenza che questi animali molte volte non provengono da allevamenti che garantiscono loro delle condizioni igieniche adeguate, delle condizioni di allevamento adeguate. Non vengono, per esempio, garantite le profilassi necessarie, le terapie antibiotiche, non c'è sempre il controllo di un medico veterinario, soprattutto laddove, per esempio, ci troviamo di fronte a offerta di animali ad un prezzo molto basso. Un esempio, anche in TV, ultimamente per fortuna ne hanno parlato, un esempio sono le puppy farm. Quindi puppy farm sono proprio delle fattorie, degli allevamenti di cuccioli, cioè delle fabbriche di cuccioli. Queste fabbriche di cuccioli molte volte si trovano anche nei paesi dell'est. Nei paesi dell'est, tra l'altro, non ci sono, non c'è il rigore anche che c'è in Italia, anche sul piano legislativo, per la tutela degli animali. Quindi quando io trovo un cucciolo in vendita online ad un prezzo basso, probabilmente questo cucciolo proviene da un allevamento che più che un allevamento, appunto, è una fabbrica, dove l'animale viene considerato semplicemente il mezzo attraverso il quale creare reddito, qualche forma di reddito. In questi casi può non esserci alcun controllo e alcuna responsabilità, intendendo con responsabilità proprio l'atteggiamento responsabile nella selezione dell'animale, quindi nel controllo, per esempio, delle caratteristiche del singolo animale. Non ci possono non esserci controlli sanitari, può non esserci una valutazione di tipo comportamentale. Per cui magari gli animali possono andare incontro anche a dei problemi di carattere appunto comportamentale. Cosa accade a un animale che ha un problema di carattere comportamentale? Viene abbandonato. Magari aggredisce qualcuno e se non viene riabilitato, viene soppresso. E le conseguenze in tutto ciò, chi le paga è sempre appunto l'animale. Il proprietario magari dopo un po' si prenderà un altro cane, perché magari gli piace quella razza. Negli allevamenti casalinghi, come anche appunto negli allevamenti che non sono sotto il controllo veterinario serio, ci può essere anche il caso in cui vengano somministrati autonomamente gli antibiotici, senza alcun controllo. E quindi debilitando e indebolendo ancora di più gli animali. Un altro problema importante, soprattutto quando troviamo dei cuccioli appunto che vengono dai paesi dell'est, è quello dell'allontanamento del cucciolo dalla madre in troppa tenera età. Il cucciolo ha bisogno della vicinanza della mamma, ha bisogno della vicinanza della mamma per tanti motivi, anche perché lo rinforza dal punto di vista appunto comportamentale, psicologico, oltre che fisico, sul piano della salute. Ma molte volte questi cuccioli vengono allontanati quando sono ancora troppo piccoli, quando ancora dovrebbero appunto, non dovrebbero essere stati svezzati, non dovrebbero essere allontanati dalla mamma e molte volte subiscono anche il destino di fare dei lunghissimi viaggi in condizioni stressanti, igienicamente non adeguate, senza delle soste, con il sovraffollamento all'interno di gabbie e scatoloni, per cui appunto l'animale che già è deprivato, cioè già ha vissuto probabilmente un contesto di deprivazione sociale, sensoriale, viene strappato dalla mamma, subendo questo trauma e subendo anche il trauma del trasporto. Trauma del trasporto che poi indebolisce anche nel fisico, oltre che
nell'animo, mi viene da dire, questi piccoli che ovviamente, diciamo, già all'inizio della loro vita hanno subito delle sofferenze che già la metà, insomma, bastava e non, diciamo, totalmente, in maniera totalmente, ingiusta. Vabbè, ma quindi se c'è tutto questo, se è così negativo tutto questo sistema che si è venuto a creare, perché esiste? Perché continua? E continua perché ci sono degli interessi. Ci sono diversi interessi in gioco. Se analizziamo appunto la situazione dall'esterno, noi possiamo riconoscere diversi stakeholder. E molte volte però gli interessi di alcuni di essi hanno un peso maggiore rispetto a quelli degli altri. Quindi, se noi riconosciamo come stakeholder in questo contesto, per esempio, intanto gli allevatori, che quindi sono mossi da un interesse di carattere culturale nei confronti della razza, ma sono mossi anche da interessi di carattere economico, per esempio, beh, nel loro interesse sì, c'è la vendita degli animali, però potrebbe non esserci la concorrenza sleale che viene dai paesi dell'est, laddove loro stessi non vadano ad usufruire dei servizi appunto di queste puppy farm. Altri stakeholder sono gli acquirenti, perché dicevamo loro sono più o meno consapevoli della possibilità di malformazioni che creeranno per tutta la vita problemi ai loro animali da compagnia, quindi diciamo al nuovo membro della loro famiglia, diciamo con tutte le conseguenze anche di carattere economico, se se ne faranno carico. Gli stessi animali, non possiamo dimenticare che sono i primi portatori di interesse in questo caso, perché il loro primo interesse è legato appunto alla loro vita, alla qualità della loro vita e a volte proprio alla durata della loro vita. Molti cuccioli arrivano in Italia morti o in condizioni pessime. Quindi, gli animali portatori di interessi fondamentali, quali il benessere psicofisico. Per questi animali, quindi, oltre che a questa vita di sofferenza, questo elenco appunto di sofferenze che si susseguono una dopo l'altra, ci può essere in conclusione, come ciliegina sulla torta, la soppressione o l'abbandono, laddove non corrispondano a quelli che sono i desideri espressi, diciamo, dai loro proprietari. Il veterinario io lo vedo anche come uno stakeholder. Penso che anche il veterinario sia un portatore di interessi, perché il veterinario deve poter svolgere la propria professione in maniera piena, sana, e deve poterla svolgere senza avere questa pressione anche sul piano appunto emotivo, etico, del sapere che esistono, cioè del curare degli animali, ben sapendo che quelle malattie provengono da cause conosciute e contro le quali molte volte non si può far nulla. E quindi svolgere il proprio mestiere, che appunto è caratterizzato da una componente emotiva, etica importantissima, devono poterla svolgere, diciamo, in maniera sana e serena. Quale potrebbe essere a questo punto possibili soluzioni? La soluzione definitiva sarebbe appunto quella di interrompere gradualmente la produzione degli animali di razze sofferenti, cuccioli ai quali non è garantito un adeguato livello di protezione dai danni genetici che danneggiano la loro salute. Ma a
questa interruzione si può giungere soltanto con un cambiamento, come avviene sempre, culturale. Il cambiamento culturale che è sempre alla base di queste, diciamo, di questi stravolgimenti. Un cambiamento culturale per il quale, che deve passare sicuramente attraverso l'acquirente, ma deve passare anche attraverso, per esempio, coloro i quali organizzano i concorsi di bellezza. Perché è proprio da loro anche che deve passare la sensibilizzazione, è loro che deve toccare in un primo momento, ed è da loro che deve passare la sensibilizzazione su questa questione. I giudici quindi dovrebbero valutare non soltanto la corrispondenza ai canoni della razza. Ho qui, diciamo, una nota in cui al congresso World Small Animal Veterinary Association di Parigi del 1967, dopo aver considerato il livello di aberrazione di certi campioni nelle loro tipologie, in questo caso si trattava nello specifico di bulldog e di brachicefali, perché diciamo il brachicefalo è proprio l'emblema dell'animale, diciamo, sottoposto a questo tipo di maltrattamento. In questo caso si afferma, qui parliamo del 67, che ogni standard dovrebbe contenere una raccomandazione per il giudice della relativa razza che attiri l'attenzione su quei particolari che rivestono importanza ai fini della funzione fisiologica, della capacità di movimento e dell'integrità fisica. Quindi diciamo, la presa di coscienza, la consapevolezza deve passare sicuramente attraverso anche, diciamo, quei canali che pretendono diciamo, di giudicare la bellezza di un animale, ma pretendono di farlo non considerando appunto gli aspetti di benessere dell'animale che stanno valutando e della razza che stanno valutando. Attualmente cosa sta succedendo? In altri paesi europei questa sensibilizzazione sta portando qualche frutto. Nel 2020 il governo olandese ha iniziato concretamente a lavorare per mettere al bando le razze brachicefale. Quindi ben 12 razze che sono tra le più amate nei Paesi Bassi, ma voglio dire non solo nei Paesi Bassi. Quindi mettere al bando già queste razze è, diciamo, sarebbe un buon punto di partenza. Ci stanno lavorando concretamente su. Nel 2022, in Norvegia, invece, è stato annunciato il primo divieto legale di allevare Bulldog e Cavalier King Charles Spaniel. Perché in particolare il Cavalier King è sensibile, ecco, è fragile dal punto di vista dell'apparato cardiocircolatorio. Va soggetto a mal di testa cronico, malattie degli occhi, infatti ce l'abbiamo presente, no? Con gli occhi molto sporgenti, e problemi articolari, tra cui la rotula, che leggo, perché non sono un veterinario, però leggo che è fuori dalla sua posizione normale sul femore. I bulldog inglesi, invece, sono soggetti a problemi, cioè chiaramente respiratori, alla sindrome da ostruzione delle vie aeree a causa del cranio che è corto e lungo e largo e il muso appunto che è corto. La lunghezza del muso non può essere la metà della lunghezza del cranio. Non può essere, diciamo, meno della metà della lunghezza del cranio.
Possono soffrire, oltre a questo, di problemi alla pelle, ciglia invertite, calcoli renali e lussazione della rotula. Tutti quelle razze che hanno quelle simpatiche piegoline, ricordo una pubblicità dell'ammorbidente di qualche tempo fa, che mostrava lo Shar-Pei come razza, diciamo, protagonista, ecco, il cucciolo di Shar-Pei come protagonista di questo spot pubblicitario in cui si diceva che, mi sembra fosse l'ammorbidente, che lui poteva avere le pieghe mentre i capi che venivano lavati no. Ma neanche lui può avere le pieghe. Perché il fatto che questi animali abbiano tante pieghe fa sì che vadano soggetti a dermatiti e a problemi appunto della pelle. Nel frattempo, però, fermo restando che, diciamo, il fatto che venga spiegato, che venga fatta una corretta informazione sui rischi della razza, ecco, non è sufficiente. Cioè, noi non possiamo accontentarci dicendo, vabbè, ma io informo il proprietario, diciamo il futuro proprietario dell'animale, di quelle che saranno le conseguenze, di quelli che sono i problemi ai quali può andare incontro l'animale e sto bene così. Non è sufficiente, non si tratta di una condizione eticamente sufficiente a giustificare la nascita di animali che sono anche solo potenzialmente sofferenti. Però, diciamo, già il fatto che chiunque ceda cuccioli appartenenti a razze ad alto rischio di malformazioni spieghi le caratteristiche della razza, non dimenticando, non escludendo quelle che sono i possibili stati appunto di malessere o di disagio che si potranno presentare in futuro in quell'animale anche da adulto, può essere un primo punto di partenza. Un primo punto di partenza. Non è sicuramente condizione sufficiente. Ci si potrebbe immaginare un documento, magari, che accompagni l'animale, nel quale vengono descritte le caratteristiche dell'animale, ma tutte, comprese le possibili patologie che possono insorgere, comprese le difficoltà che possono avere nel deambulare, nel mangiare, nel respirare, comprese anche queste. Quindi una sorta di documento che l'allevatore venditore deve rilasciare, perché purtroppo non è che ci possiamo affidare soltanto alla buona volontà e all'onestà e alla, diciamo, alla gentilezza, alla sensibilità di allevatori e venditori. È necessario che ci sia qualcosa che li costringa a comunicare. E quindi potrebbe essere, diciamo, una sorta di documento di identità comprensivo di caratteristiche dell'animale, una sorta di consenso informato che viene fatto firmare al proprietario, al nuovo proprietario dell'animale? Non so, sono dei passaggi probabilmente che si renderanno necessari per raggiungere l'obiettivo finale. In questo sicuramente sarà necessaria l'alleanza col medico veterinario, perché è la figura che più di tutte le altre sente anche su di sé la responsabilità del benessere dell'animale, ed è anche il professionista che più può fornire informazioni, quanto più oggettive, scientificamente provate, validate, così via, che ci possono consentire appunto questo passaggio dal Pinscher, Chihuahua che io acquisto perché, non so, ce l'ha la Ferragni, non so, al Dalmata, cane non facile da gestire, che acquisto perché è venuto fuori, è uscito il film, il cartone animato della Carica dei 101,
per giungere appunto alla considerazione dell'animale appunto come individuo, sganciandosi da quelli che sono, da quelle che sono le richieste da parte del mercato, poiché le conseguenze che derivano dagli interessi, dalle utilità che l'essere umano trae, dall'animale, non possono e non devono continuare a ricadere in ogni settore, questo è solo uno fra i tanti, in ogni ambito, questo è solo uno fra i tanti, sempre sulle altre specie. Quindi, diciamo, grazie per l'attenzione, e ovviamente, ecco, sono a disposizione per eventuali riflessioni. Mi devo andare, grazie mille, buona serata. Senti, allora io cominciamo perché il tempo è poco, perché se dobbiamo chiudere alle 19 ci sono, se non sbaglio, appena 20 minuti, quindi io direi di aprire il dibattito. Hai detto moltissime cose interessanti. Io faccio piccolissime considerazioni introduttive e lascio spazio poi a tutti gli interventi. Credo ad esempio che l'ingresso degli animali nella Costituzione, stamattina c'è stato un webinar in cui c'erano molti giuristi veterinari, faremo poi la conferenza nazionale di bioetica per le scuole il 18 e 19 aprile in cui si parlerà di questo con tutte le scuole d'Italia. Io credo che questo sia un punto importante, un punto diciamo decisivo nel senso che pone all'attenzione del legislatore la questione degli animali, ma tutto resta da fare perché poi ovviamente significherà, come è stato detto, che poi bisognerà decidere nei singoli casi quali saranno le decisioni da prendere. Quindi si apre un enorme campo di intervento che non ci deve sgomentare. La bioetica, secondo me, può essere importante. Io coordinerò questo gruppo di lavoro medici veterinari e problemi bioetici, parleremo molto di questo. Per intanto, però, la domanda che mi premeva di più, che mi interessava moltissimo, era questo del consenso informato. Che cosa intendi esattamente per questo il consenso informato? Perché secondo me è una strada, se ho capito bene, può essere una strada praticabile, quella di responsabilizzare sia il veterinario che il, non voglio dire proprietario, che il tutore dell'animale. Sì, allora, siccome penso che non ci si possa effettivamente affidare, come è avvenuto in altri casi, anche per esempio in medicina umana o diciamo in altri ambiti, semplicemente alla buona volontà, ecco così, e alla sensibilità sia di chi acquista che di chi vende, il fatto che esista un documento che io vado a sottoscrivere e nel quale comunque io dichiaro di essere consapevole di quelle che sono le conseguenze diciamo delle condizioni, ecco, nelle quali l'animale è nato, e che mi faccio anche carico di quelle che sono le terapie, le cure che io poi dovrò in qualche modo prestare al mio animale, penso che potrebbe consentire di una riflessione maggiore sulla questione. Non è risolutivo. Però, così come anche era stato già diciamo, sollecitato, era stato già proposto dal Comitato Bioetico per la Veterinaria, penso che renderlo obbligatorio per chi acquista un animale
Potrebbe sono. essere, potrebbe Cioè, essere interessante. in qualche modo qui si viene a riparare un danno, ma noi dobbiamo prevenire questo danno. E qui allora che ritengo che dal punto di vista della legislazione sia assolutamente importante intervenire preventivamente, cioè dobbiamo assolutamente evitare che ciò avvenga. Questo per le razze sofferenti che già ci sono. Ad esempio, io e poi mi taccio, anni fa, sempre il Comitato Nazionale per la Bioetica ci avevano chiesto un parere sul taglio della coda e il taglio delle orecchie, perché era molto richiesto e senza dubbio io avevo detto assolutamente la non maleficenza, un principio bioetico, il principio del danno. Tu non puoi arrecare danno ad un animale, in questo caso per ragioni estetiche. E il danno potrebbe essere, tra virgolette, allora danno non è se tu intervieni per ragioni terapeutiche, ma allora è chiaro che tu provochi una sofferenza che però è finalizzata all'ottenimento di un bene. Quindi è lì che bisogna, secondo me, intervenire preventivamente. Queste razze sofferenti non devono essere proprio previste, perché c'è proprio una lesione intrinseca di quello che è Trattato di Lisbona, Esseri Senzienti, Dichiarazione di Barcellona, che dice che il valore dell'integrità fisica, della loro dignità, ragazzi, i trattati internazionali a questi servono. Quindi dovremmo proprio, secondo me, anche nel nostro festival e nelle varie occasioni, insistere proprio su questo fatto, cioè intervenire sul piano legislativo, richiamare il legislatore al rispetto di quelli che sono dei principi bioetici che ormai dovrebbero essere accettati, e poi delle dichiarazioni, trattati internazionali, per cui il grande passaggio dell'animale da res a soggetto, da oggetto a soggetto di una vita. Se è soggetto di una vita, le conseguenze sono quelle che tu hai illustrato. Va bene, grazie Anche davvero. perché può essere, diciamo, sono questi gli ambiti nei quali può essere più facile iniziare, nel senso che trattandosi comunque di un settore abbastanza di nicchia, trattandosi di un danno dovuto a, diciamo, motivazioni di carattere estetico, può essere proprio questo, come si chiama, Hai detto diciamo, benissimo. il piede di Il porco, grimaldello, il ecco, qualche grimaldello. cosa. Sì, un po' come è Non mi veniva avvenuto, nulla di adesso io elegante. veramente non voglio, ecco, un po' come è avvenuto, diciamo, con la sperimentazione sugli animali, che quella per motivi, diciamo, estetici, la cosmetica, è stato il punto che ha consentito, tutto sommato, di riflettere e di intervenire per dire, ma è lecito eticamente che per ragioni che riguardano la cosmetica, che vengano sottoposti degli esseri senzienti a tali servizi. Sì, Perfetto. attualmente Beh, io ci credo sono dei che settori come per esempio i circhi, la caccia, cioè delle attività come i circhi, la caccia o ad esempio la vendita degli animali di razza sono, a mio parere, proprio quei contesti nei quali può essere più facile iniziare a rendere concreta la riflessione. certamente. Perché il problema è questo, noi abbiamo tante dichiarazioni. Come tu dicevi, abbiamo l'inserimento in Costituzione, abbiamo tante cose, ma tutte queste dichiarazioni, tutti questi buoni propositi, concretamente, come si vanno a Rendere operanti rendere nella realtà, operativi? certo. Cioè, Quindi tu dici, in queste zone in cui c'è una sensibilità che sta crescendo e noi possiamo assolutamente. Io non voglio togliere, anzi, vorrei adesso che gli interventi crescessero, perché immagino che ce ne siano. Grazie davvero, Annalisa. Susi. Sì, beh, bravissima perché in un'ora sei riuscita a dire proprio tutto, Tantissimo. a toccare davvero proprio tutti gli aspetti, anche alla fine, quelli che non avevi ancora detto, poi li hai toccati alla fine. E vabbè, ora dal punto, vabbè, intanto la cosa orribile, già partiamo proprio dal dividere esseri senzienti in categorie. Questo è già qualcosa che dovremmo proprio cercare di ostacolare. Sono tutti esseri senzienti, reddito, esperimento, una cosa la trovo proprio mostruosa, ecco. Poi, se per certi versi, quando c'è di mezzo il reddito, mi sento impotente, sotto altri aspetti, invece, anche le stesse persone che dichiarano di amare gli animali, adorano indubbiamente il loro cagnetto, però poi magari lo ridicolizzano.
Io non so se a Carnevale vi è capitato di vedere dei cagnetti, ma non solo di razza, anche non di razza, travestiti. Non è il fatto dell'essere ridicolo, perché il canone è la percezione, che secondo me erano proprio scomodi. Erano scomodi, che quindi io mai più farei una cosa. Su questo, questo mi sembra facile, ecco, da mettere in pratica, anche proprio parlandone ai ragazzi a scuola, magari, cominciando proprio quando sono piccoli, ecco. E l'ultima cosa che volevo dire è che, cioè, gli argomenti di cui hai parlato, purtroppo ne ero al corrente perché l'argomento mi sta molto a cuore. Una cosa mi ha stupita, proprio non la sapevo. Il cagnetto con gli occhi tondi che somiglia al bambino. Questa proprio sono rimasta di sasso, perché è lontanissimo, cioè era proprio lontano dal mio modo di pensare, forse perché adoro gli animali che non ci somigliano per niente, rettili, anfibi, cioè mi piacciono molto gli animali che sono molto lontani da noi. E quindi mi hai fatto proprio riflettere e cadere le braccia. Sì, ma infatti se ci pensi, Susi, a me è capitato frequentissimamente di vedere, per esempio, delle donne, molte volte, uomini no, che portano, per esempio, il proprio cagnolino piccolo nei passeggini, nella borsetta, lo trasportano da una parte all'altra, diciamo, con molta facilità perché è di dimensioni ridotte. Allora, io mi è capitato di vedere anche persone che utilizzavano questi strumenti perché magari il cane era molto anziano, perché non riusciva ad deambulare, ok. Ma se un animale che è nel pieno delle sue funzioni, cioè può fare delle sue potenzialità, ma non ha la possibilità di annusare, di camminare, di spostarsi, di guardare, o sta nella borsa, quindi deve guardare solo dritto, al massimo può guardare di così, massimo a tre quarti. Sì. Ma perché accade questo? Perché l'animale viene considerato appunto come se fosse l'umanizzazione, la famosa umanizzazione. Sì, dimenticando quelle che sono le sue caratteristiche, il suo interesse e i suoi bisogni fondamentali. Quindi è proprio così. Grazie. Federica, tu hai animali? Annalisa, sì, io ho due trovatelli, una maremmana e uno spinone inglese. E a proposito di maltrattamenti, quando parlavi, insomma, di che cosa possiamo fare, e che cosa purtroppo succede oggi, mi veniva in mente quello che, soprattutto con la maremmana, cagnolina, noi abbiamo vissuto, perché l'abbiamo trovata, io dico che è cagnolina che ha trovato papà, è lei che ha trovato noi. Comunque diciamo che l'ha trovata papà e l'aveva trovata 7-8 mesi, l'abbiamo presa, ma lei da qui a 100 metri, se facevi un passo verso di lei, scappava. Infatti all'inizio pensavamo fosse di qualcuno, perché comunque aveva il segno di un collare. Poi vivendola, cioè, vi dico solo che abbiamo dovuto chiamare la Calappia Cani, che l'ha anestetizzata, l'ha messa in macchina e ce l'ha portata a casa, perché l'educatore cinofilo disse che se l'avessimo presa con forza, lei avrebbe associato noi ad un atto violento e la macchina a qualcosa di nefasto, quindi non avremmo mai potuto portarla in macchina. Ma quello che abbiamo vissuto, che lei ci ha fatto vivere, nel senso che ci ha detto che cosa le hanno fatto, è stata una cosa incredibile. Il filo del computer per terra lo vedeva, schiacciava per terra e iniziava a tremare come una foglia. Poi abbiamo saputo che l'hanno malmenata di brutto, soprattutto dei bambini, perché lei reagiva a dei bambini alti più o meno sui 5, 6, 7 anni. Insomma, l'uomo è veramente cattivo. Diciamo che quello che hai detto non ha fatto altro che confermarmi ulteriormente che purtroppo non tutti amano gli animali e che per un nostro vizio, per un nostro egoismo, come veramente fossimo i padroni del mondo, addirittura arrechiamo sofferenza gratuita per un fatto estetico. È assurdo, è veramente assurdo. E quindi ecco.
Comunque, in tutto ciò ti volevo dirti grazie perché è stata veramente una ricca e intensa relazione con quel tatto e quella sensibilità che metti ogni qualvolta parli di questi temi, che non sono facili, ecco. Grazie. Li ho molto a cuore, li ho molto molto a cuore. Non si è più visto il gattino che camminava sul computer, io non l'ho più visto. Si è allontanato, non voleva sentire di queste cose. Non sentiamo, il microfono è spento. Scusa, visto che non ci sono altri interventi, io vorrei aggiungere qualcosa, perché a me stavano molto a cuore, al di là delle razze sofferenti, le razze le più sofferenti, che sono gli animali d'allevamento, e lì davvero dovremmo essere molto, molto, molto duri in questo, perché quello che noi vediamo, i polli boiler, eccetera, le vacche da latte, sono situazioni di deprivazione, di sofferenza estrema, e sono cose che non si vedono lontane da noi. Mi piaceva ricordare, se c'era tempo, perché l'intervento genetico sugli animali è da tempo che sugli animali d'allevamento c'era un caso che è diventato un caso classico, citato poi nei testi bioetici, cioè gli animali privi di occhi. È un caso assolutamente spaventoso, nel senso che venne proposto in un convegno una ventina d'anni fa che si chiamava Il trionfo delle biotecnologie, in cui venne in mente a qualcuno di produrre degli animali, dei suini senza occhi, con la semplice osservazione che gli occhi non servono ai maiali. Nel senso che la cosa è qualcosa di agghiacciante, però collochiamoci dal punto di vista di chi dice: ma effettivamente a me il maiale serve perché deve produrre bistecche, salame, cioè. Quindi gli occhi sono un accessorio voluttuario e quindi può benissimo, potremmo perfezionare, in quanto il maiale privo di occhi avrebbe dei vantaggi, cioè sarebbe meno distratto, che si accrescerebbe più rapidamente. Allora, vi posso dire che questa proposta provocò, grazie al cielo, una tale ondata di indignazione in questo convegno. Diciamo che i biotecnologi erano complessivamente favorevoli all'idea degli interventi genetici sugli animali, perché si era parlato, ad esempio, di produrre tacchini senza piume, senza penne, proprio per rendere più. Però questo caso di estrema deprivazione, cioè togliere ad un animale quello che la natura gli avrebbe dato, gli occhi, sembrò una tale mostruosità che venne bloccato e si iniziò allora finalmente a discutere. L'uomo ha il diritto di fare questo e in nome di che cosa? E allora ecco che, grazie al cielo, questa idea dell'intervento genetico, che non doveva essere soltanto finalizzato, ma doveva anche rispettare l'integrità degli animali, eccetera, venne preso in considerazione, ecco, in ambito bioetico. E tu hai ricordato benissimo che però è sempre molto frequente e ancora riappare l'idea che noi potremmo aiutare gli animali che sono gli allevamenti intensivi, rendendoli più adatti agli allevamenti intensivi. Ma in realtà bisogna rovesciare la cosa. Sono gli allevamenti intensivi che non sono Si adatti devono agli animali. E adattare. quindi non dobbiamo adattare gli animali a loro, ma dobbiamo impedire che questi allevamenti intensivi vengano. Quindi c'è molto da discutere, molto da fare. Quindi io credo che, al di là delle cose bellissime che tu hai detto, resta veramente un campo straordinariamente No, no, importante per noi. sì, tra l'altro mi veniva in mente che proprio, diciamo, il maiale, che è l'animale del quale proprio c'è il modo di dire, no? Del maiale non si butta via Si butta via niente. niente, esatto. Cioè, togliere uno dei cinque sensi sarebbe una forma di deprivazione veramente, sarebbe stata Totale. una forma di Sì, ma deprivazione. ripeto, la cosa nella sua, era così agghiacciante nella sua manipolazione estrema, che provocò questa benefica riflessione. Però ci deve andare a riflettere, perché adesso, se voi pensate che si prevede
anzi pare che sia già costruito in Cina, questo enorme mega allevamento in cui ci saranno 600.000 suini, i quali passeranno lì la loro vita, dalla nascita alla morte, in tutto in questa meccanizzazione estrema, pezzi di montaggio, se questo davvero, io credo che a livello internazionale, non so quello che si potrà fare, perché poi il massimo rispetto vedo per le regole di mercato, la Cina, eccetera. Però in effetti lo stanno già costruendo. Dovrebbe... Sì, prego. Lo stanno già costruendo. Lo stanno già costruendo, però... Giustamente, la cosa, scusate, adesso mi taccio, ma si è detto, sempre in senso antropocentrico, pericolo per noi, diffusione di virus, ma viva Dio, ma in nome del loro benessere che noi dobbiamo dire di no a questa mostruosità, non si può pensare a questa orrenda officina di nascita e di morte, è un'aberrazione pazzesca, cioè che proprio a livello di giustizia, l'amore degli animali, io insisto, la giustizia. Possiamo non amarli, ma dobbiamo essere giusti con loro. Scusate, ecco, io poi mi dispiace perché intervengo e sottraggo tempo ad altri, ma visto che c'era stato un po' di silenzio, mi no, sono no, permessa di... Ha ragione, solo che io credo che sia già quasi finito. Avviato, visto delle foto. Temo anch'io vedo, ma io continuo sempre a sperare che ci sia qualcuno che, un po' come nel caso dei maiali privi di occhi, forse dovremmo ricordare quello. Obiettava, vedendola dal punto di vista dell'egoismo umano, ma è una bomboraceria batterica, virale. Sì, sì. Qualcuno commentava, ora non ricordo chi. Deve essere stato il virologo, il adesso, adesso Burioni, mi sembra Burioni, però Burioni stesso ha detto ma gli animalisti stanno zitti, infatti ha ragione, infatti bisogna farci sentire, in nome degli animali. È difficile farsi sentire in Cina, capisci? Sì, dove tra l'altro va bene, sappiamo che ci si ciba anche del dei cani, adesso come dire, forse qualcosina si sta muovendo, certo questo è sconvolgente, questo enorme mega galattico allevamento in cui la nascita e la morte si consumano. La cosa degli occhi per fortuna non la sapevo. Quella dei maiali senza occhi. Di occhi. Ma chi l'ha proposto? Tu ricordi chi l'ha, i biotecnologi, cioè chi l'ha proposto? Dunque, si chiamava The Triumph of the Biotechnologies, è un convegno, l'ho trovato in un film di Peter Kemp, io l'ho citato poi nel mio libro perché l'ho trovato un caso talmente aberrante, però anche tale da suscitare, voglio dire, un'impressione, un'emozione profonda, che io poi ti posso riferire tutto quando è avvenuto eccetera, però quello che è significativo è appunto è che è stato talmente sconvolgente questa proposta che ha suscitato la riflessione sui limiti dell'intervento umano, perché certamente si partiva dall'idea che l'uomo avesse tutti i diritti di manipolare gli animali a suo beneficio, però questa proposta così estrema, cioè sottrarre un bene che la natura dà come la vista, per una questione legata poi a un fatto tutto sommato così di comodità, no? Si trattava di abbreviare lì. Avremmo anche potuto dire forse se i suini non vedevano le condizioni, uno poteva addirittura dire soffrivano anche di meno perché non ha... Ma allora scusate, andiamo direttamente, questa è la mia proposta, pensiamo allora a produrre la carne in laboratorio, per favore, non vedo per quale motivo debba essere osteggiata la carne in laboratorio e poi far passare agli animali tutte queste spaventose condizioni, il mega allevamento, e perché non fanno in Cina si producano, ecco, un po' di carne in laboratorio, la cosiddetta carne sintetica, eccetera. Mi pare, perché il vero Frankenstein lì non è la carne Frankenstein sintetica, ma è l'uomo Frankenstein che crea queste spaventose, orrende cose, no? Bene. Gianfranco. Ti ho evocato perché ti vedo e non favelli. Non lo so, io tanto per intervenire pensavo alla sperimentazione animale che ha avuto un ruolo
molto importante nella ricerca ai fini della salute umana e è servita, per esempio, venendo un pochino al campo più vicino a me, a capire meglio quali sono le sostanze cancerogene, quelle no, eccetera, perché ci sono tutti i vari step dai test di laboratorio, la sperimentazione animale, poi le varie fasi a livello umano. Adesso però nel mondo scientifico, direi in genere, quindi non soltanto dalla parte del mondo ambientalista o animalista, viene fuori una riflessione sempre più importante sul fatto che spesso poi i risultati dell'animale non corrispondono all'uomo, quindi si fanno delle sperimentazioni che risultano inutili, quindi non è soltanto una tortura che almeno prima sembrava fosse utile almeno a noi umani, ma molto spesso non è neanche più utile a noi umani. Quindi si sta facendo molta strada e molto velocemente questa nuova filosofia, per cui secondo me presto la sperimentazione animale sarà abbandonata, perché potremmo sostituirla di più e meglio con i test di laboratorio e poi con la sperimentazione sull'uomo, anche lì con tanti problemi, ma almeno ci sarà un certo consenso. Susi, tu sei l'esperta massima. Mi occupo di questo. Cosa? È la vita che mi occupo di questo. È di dicembre la novità americana dell'FDA, che voglio dire, insomma, non è proprio l'ultima arrivata, ha finalmente dichiarato che per formulare un farmaco, per disegnare una nuova molecola, non è più necessario, attenzione, quindi apre il via libera ai metodi che utilizzo io, dai bioreattori, cellule staminali, eccetera, quindi tutto basato sull'uomo, ecco, tutto specie specifico. È chiaro che se sono un veterinario e devo curare i gatti, devo usare i gatti, e qua c'è il lupo, qua ci intortiamo, perché allora diventa una questione etica, però al veterinario serve il cane, serve il gatto per curare il mio gattino, il tuo cagnetto, quindi qua diventa etico. Ma per l'uomo effettivamente ora nessuno nega che sia servita, però ricordiamoci che la penicillina l'avessimo testata sulle cavie, non l'avremmo mai scoperto. Quindi abbiamo preso delle cantonate anche micidiali, Alzheimer, sclerosi multipla, molti tipi di tumore, quindi ora possiamo fare dell'altro, ma la mia speranza è che l'Europa ora recepisca, Ox e tutto, che recepiscano questo input americano, che è stata una rivoluzione copernicana davvero, che l'FDA dica benissimo, volete studiare un farmaco, potete non usare gli animali, se volete usarli continuate pure. Ovvio che devono dare alla gente il tempo di cambiare mestiere, per forza, diventa una questione economica. Di solito l'EMA segue l'FDA, quindi direi che è probabile che succeda. Però molta sperimentazione, la maggior parte della ricerca è in mano ai privati, perché ormai i finanziamenti pubblici, CNR, eccetera, diventano sempre più residuali. Sì. E quindi dovremo arrivare anche lì a qualcosa di più draconiano, nel senso che se continuiamo con gli auspici chiedendo alle multinazionali del farmaco di essere etici, credo che allora i tempi si allungheranno, quindi bisognerà cercare di essere un pochino più costringenti e cogenti, perché sennò veramente il profitto farà chiudere non soltanto gli occhi, le orecchie, eccetera. Io volevo soltanto aggiungere che mi sembra molto interessante l'accenno che ha fatto Annalisa sul trasferimento dei danni genetici alle generazioni successive, che mi sembra interessante da un punto di vista genetico. Penso che si possa spiegare con la epigenetica più che con l'alterazione del DNA, però è un campo veramente molto importante anche dal punto di vista scientifico, perché io penso ha un grossissimo problema per l'uomo, ma non soltanto, che è quello dell'antibiotico resistenza. E l'antibiotico resistenza è dimostrato che si può trasferire dalla madre al figlio, proprio perché il figlio che nasce da una madre non è sterile, anche lui ha i suoi batteri che gliel'ha regalati involontariamente la mamma, e se questi batteri sono resistenti
agli antibiotici, questo povero bambino nasce già con un handicap gravissimo, perché magari quando poi avrà bisogno di rispondere a una terapia antibiotica non sarà in grado. Quindi questo è veramente un altro aspetto su cui riflettere. Bene. Annalisa, vuoi concludere se non ci sono altre... Io non vedo chi vedo 9 partecipanti, però non li visualizzo. No, scusate, io stavo cercando un po' di coordinare, non lo so, ecco, se non ci sono altri interventi, so che tu hai anche dei problemi di lavoro, quindi noi ti ringraziamo, ecco, vuoi concludere? Sì, concludo. Dicendo che facevo giusto un'aggiunta a quello che diceva anche Susi in merito alla sperimentazione animale, che però comunque tieni conto che a livello normativo la sperimentazione animale bisogna giustificare il motivo per cui si utilizza l'animale nella sperimentazione e non nei metodi alternativi. Sì, quindi sì, io sì, sono fiduciosa, perché se continuiamo così saranno gli altri a dover dimostrare che certo, è necessario. È necessario. Però certo, sarà ancora viva quando succederà, solo questo. Beh, insomma, ancora viva, perché successe il giorno. Diamocelo, ecco. Bene, allora il prossimo appuntamento, Gianfranco, ce lo vuoi ricordare? Ma noi comunque non andiamo. 15 giorni, credo. Io ecco, perfetto, vi giro. Sì, benissimo. Ma noi comunque mandiamo sempre ai nostri iscritti, eccetera. Sì, quindi ringrazio molto. Direi che è la prossima settimana, il prossimo. Sì, a me sembra di sì, non è la prossima settimana con adesso, la adesso io stavo guardando la Gabriella. A me sembra di ricordare, lo dico subito, perché io credo fra 8 giorni con Graziella Gaggero, esattamente, allora, Graziella Gaggero, che è adesso proprio il 17, venerdì 17 alle ore 17:30, la conferenza di Graziella Gaggero. Ci ritroveremo tutti, va bene? Quindi grazie a tutti.